Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra prima puntata di Fuori Programma. Io sono Nicolò Mazzavillani e ci troviamo all'interno degli studi di Milano All News e quindi già potete capire che noi stiamo sbagliando subito in partenza, non seguiamo alla lettera il nome della nostra trasmissione, non siamo fuori, non siamo nel dehors, non siamo proprio fuori, né fisicamente e soprattutto non mentalmente. Beh, magari su quest'ultimo punto ci faremo un sondaggio, però giustamente voi vi starete chiedendo che cos'è Fuori Programma. Ebbene, Fuori Programma è una trasmissione a cadenza mensile che vuole parlare delle varie espressioni di cultura che si trovano nella città di Milano, musica, cinema, teatro, radio e moltissime altre. E vi parleremo di una cultura fatta da milanesi per milanesi, una cultura che vuole essere utile, alla portata di tutti e soprattutto per niente noiosa. E noi andremo a esaminare queste varie espressioni culturali e con l'aiuto dei nostri ospiti in studio ne andremo ad approfondire alcune caratteristiche. Avremo artisti, musicisti e chi più ne ha più ne metta. Direi quindi di iniziare subito questa prima puntata in una cultura. Vi ricordo che vi faremo vedere quanto la cultura sia presente nelle nostre vite. E questa prima puntata appunto tratterà un tema piuttosto comune, molto presente nella vita di tutti i giorni. Ci abbiamo a che fare quando siamo tristi o quando siamo felici, ci ha insegnato, ci ha raccontato delle storie e ha reso indimenticabili diversi momenti della nostra vita grazie ad alcuni suoi pezzi. Questa sera, alla prima puntata di Fuori Programma, si parlerà di musica. Sono Lucia e sono una pianista. Il mio progetto è quello di portare la musica classica fuori dai teatri. La distribuisco, la porto ovunque per dar modo a tutti di ascoltarla e di conoscerla. È sempre stata chiusa troppo nei teatri e quindi io arrivo nei parchi, arrivo nelle carceri, andiamo ovunque, abbiamo fatto concerti in bicicletta, li abbiamo fatti sui tetti delle case e questo inverno ho inventato questo format nuovo che è la musica sui pianerottoli. Quindi mi chiamano e noi arriviamo con qualsiasi strumento e facciamo un piccolo concerto sul pianerottolo. Stamattina per esempio... Sono Lucia e sono una pianista. Il mio progetto è quello di portare la musica classica fuori dai teatri. La distribuisco, la porto ovunque per dar modo a tutti di ascoltarla e di conoscerla. È sempre stata chiusa troppo nei teatri e quindi io arrivo nei parchi, arrivo nelle carceri, andiamo ovunque, abbiamo fatto concerti in bicicletta, li abbiamo fatti sui tetti delle case e questo inverno ho inventato questo format nuovo che è la musica sui pianerottoli. Quindi mi chiamano e noi arriviamo con qualsiasi strumento e facciamo un piccolo concerto sul pianerottolo. Stamattina per esempio abbiamo fatto un bellissimo concerto qui al Parco Nord di Milano con un duo meraviglioso di flauto e chitarra, sono Irene e Fabio e insomma ci hanno sorpreso con una musicalità meravigliosa alle 6:30 del mattino, molto presto, ma era pieno, eravamo tantissime persone, io penso almeno 200 persone. E quindi ne approfitto per chiedere a loro insomma che esperienza è stata secondo voi suonare all'alba, perché poi arrivano da Bergamo. Traumatica. No. No, è stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti di provare almeno una volta nella vita, almeno una. E un clima perfetto, tanta gente predisposta all'ascolto, molto bello, complimenti per l'organizzazione. Veramente bella l'idea anche di aver fatto questo bellissimo concerto su questo bellissimo, in questo bellissimo posto, insomma. Bene. Sicuramente apprezzato da tutti, sia da chi suona che dalla parte del pubblico.
Grazie, perché infatti il pubblico non è proprio un pubblico sempre esperto, ed è questo per me il bello del mio lavoro, che definisco missione, quindi proprio portare la musica a quelle persone che non sono mai state abituate ad ascoltarle, ed è bello vedere i loro visi sorpresi quando ascoltano per loro musica nuova, perché a volte c'è gente che non ha mai ascoltato Bach. Quindi questo siamo noi, questa è Musica nell'aria e basta, questo è tutto. Diamo il benvenuto quindi alla nostra prima ospite di Fuori Programma, primo ospite in assoluto della nostra trasmissione, Lucia Martinelli, benvenuta. Grazie, grazie. Pianista e fondatrice dell'associazione Musica nell'aria, veramente grazie di essere grazie qui con voi. Noi questa sera. Grazie a voi. E, tra l'altro, Musica nell'aria ha un obiettivo piuttosto originale, ovvero quello di portare la musica fuori dai teatri. Ed ecco, esatto. Inevitabilmente la mia prima domanda, Lucia, non può essere che questa. Certo. Perché portare la musica fuori dai teatri? Cosa le hanno fatto questi teatri? No, non mi ha fatto niente, è bellissimo andare a sentire concerti a teatro. Però la musica ha sempre fatto parte della mia vita, mm-hmm. Sono sempre andata a sentire concerti, e però negli ultimi anni, e questo anche prima del Covid, avevo notato che le sale cominciavano a essere sempre più vuote, e questo mi spiaceva. Allora da lì mi è nata l'idea, un po' di anni fa, ormai 6-7 anni fa, di organizzare dei concerti fuori dai teatri. Per questo io adesso ne organizzo nei parchi, per esempio al Parco Sempione, al Parco Nord qui a Milano, lo organizzo nelle cascine, ho fatto quest'estate un concerto sulle biciclette, perché sì, abbiamo girato con dei tandem in centro per Milano, l'ho organizzato in un carcere. E quindi insomma ovunque ci sia la possibilità di farlo, perché tante persone non sono abituate ad andare a teatro, e non solo per motivi economici, proprio non ci pensano, non sono state educate per farlo. E quindi arrivo io con tutto il mio team di musicisti, perché siamo tanti. Lei tra l'altro ha una preparazione comunque musicale, lei ha studiato sì, musica. Sì, certo, sì, io sono diplomata al conservatorio in pianoforte, per quello dico sempre la musica ha fatto parte della mia vita, mi ho insegnato per tanti anni, e quest'anno ho deciso così di finire con la scuola e di continuare con questo lavoro che mi sta prendendo tantissimo tempo, energie, e quindi sempre di più ho bisogno di tirar fuori questa musica, perché poi vedo che la gente è molto incuriosita. In un contesto diverso che non sia il teatro, quindi è un po' meno formale, alla gente piace di più. Quindi c'è più, anche per questo motivo probabilmente c'è più partecipazione. Secondo me sì. In più i musicisti che suonano, una volta ho fatto anch'io un concerto, però a noi piace relazionare e interagire col pubblico, cosa che di solito non avviene in teatro, perché si entra, si applaude, ma silenzio totale, non c'è comunicazione e relazione col musicista. Nel mio caso c'è, per cui il musicista racconta cosa suona, spiega, il pubblico ogni tanto fa domande, ma ben venga, perché la musica per tanti deve essere anche un po' spiegata. È coinvolgimento. Eh sì, esatto, è proprio così, è coinvolgimento, e noi li coinvolgiamo sempre. Quest'inverno, con l'arrivo del Covid, io mi sono inventata un nuovo modo di fare musica e quindi ho cominciato a organizzare dei piccoli concerti sui pianerottoli delle persone, perché... E sì. Ci arriviamo subito a quest'ultimo punto, Lucia, perché adesso bisogna parlare sempre di musica, ma in un altro modo. Perché, come vi ho detto all'inizio della puntata, la cultura ha tante forme, tra cui appunto la musica e anche il cinema. E attraverso la nostra rubrica Fuori a Milano vi porteremo in alcuni luoghi della città di Milano, simbolo della canzone italiana, del cinema anche italiano. E vediamone uno con la nostra inviata Laura Berti. Il suo nome era Cerrutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici del bar del Giambellino dicevano che era un mago. Gino Cerrutti è un giovane ventenne nato dalla fantasia di Giorgio Gaber.
Gino Cerrutti è un biondo ragazzo di 20 anni. Una sera, mentre si trova al bar con gli amici, decide di provare a rubare una lambretta lasciata in mezzo alla strada. La storia però non finisce bene, perché gli abitanti del quartiere chiamano la polizia. Gli vengono dati 3 anni di galera. Ma gli va bene, perché esce prima con condono. E quando torna dai suoi amici al bar del Giambellino, tutti lo etichettano come un tipo duro. Lucia, lei ha girato sicuramente molto a Milano con i suoi concerti e suscitando anche molto consenso e molto interesse da parte delle persone. Che tipo di pubblico ha trovato ai suoi concerti? Allora, diciamo che la mia missione, perché io lo vedo proprio come una missione, è di coinvolgere quel pubblico che solitamente appunto non va a teatro. E quindi i giovani, per esempio, cioè i ragazzini che sono abituati ad ascoltare musica rap, non vanno al conservatorio, a meno che siano studenti del conservatorio, vabbè. Certo. Quindi io vorrei coinvolgere, quello è un lavoro che sto facendo e penso di riuscirci perché, per esempio, in passato ho organizzato un concerto in una discoteca. Ah! Esatto, è stato bellissimo perché al termine, quindi le parlo del 5 del mattino, 6 del mattino, finito la serata techno per i ragazzi, io sono arrivata con due violiniste che hanno suonato Vivaldi. Adesso io non so se era perché erano stravolti dalla serata, ma sono rimasti lì ad ascoltare. Quindi un po', esatto, questo è il mio modo di arrivare alle persone. E quindi sto riuscendo a tirare dentro anche molti giovani. Anche perché comunque i concerti sono concerti di musica classica, quindi un genere musicale che magari non è per tutti e che difficilmente ci si può approcciare magari a teatro. Sì, oggi è così purtroppo perché in realtà nel Settecento non era così, esatto. Era musica per il popolo, era aperta a tutti, adesso è diventata molto elitaria e quindi il mio lavoro forse è un po' di stravolgere di nuovo questa cosa, certo. E di renderla veramente più fruibile e più alla portata di tutti e veramente piace. Il fatto che io arrivi al parco dove ci sono mamme coi bambini piccoli, quelli coi cani, insomma si sentono liberi di avvicinarsi, cosa certo. che a teatro non potrebbero. Certamente. Ricordo che la Scala vieta l'ingresso ai bambini fino ai 6 anni, per esempio. Quindi insomma in una situazione come questa effettivamente il pubblico è attratto. Sì, sì, sì. E lei prima ha parlato di parco, se è possibile, regia, vedere qualche immagine dei concerti. Ecco, per esempio, questa qui, se non erro, è uno degli ultimi concerti che avete sì, fatto. Sì, esatto. Io questi qui li faccio all'alba, per esempio. Esatto. Alle 6:30. Alle 6:30 del mattino. Esatto, a giugno, luglio facciamo le 6:30 del mattino. Adesso a settembre, domenica, dopodomani, il prossimo sarà l'ultimo, perché poi fa troppo freddo, e sarà alle 7:00. In un contesto bellissimo, siamo al Parco Nord e lì devo dire che non ci aspettavamo così tanto pubblico, perché un conto è l'Alba al Mare certo. e un conto è Milano, però abbiamo certo. tentato, io ho voluto fare questa cosa, in realtà c'è tantissimo pubblico, arriviamo anche a 200-300 persone, perché poi è vero, c'è tanta gente che non dorme, o ecco per esempio ho trovato, essendo sulla strada per l'ospedale mi guarda, ho trovato medici, infermieri prima di andare al lavoro che si fermano ad ascoltare il concerto e mi ringraziano tantissimo perché è un bel inizio di giornata. E come si potrebbe sfruttare al massimo una città come Milano? Ah guarda, Milano è piena di posti, piena, bisogna solo andare, provarci, buttarsi, chiedere. E devo dire che io fino adesso ho trovato una bella risposta, cioè la gente ha voglia e bisogno di questi eventi, di questa musica. Banalmente quello che ho fatto a luglio in bicicletta, che ci guardavano un po' come dei matti, però la gente era felicissima. In bicicletta con? Con dei tandem, quindi davanti c'era chi guidava la bicicletta e nel sellino dietro c'era il violinista, il sassofonista, il trombettista. Siamo partiti da Piazza Castello e siamo arrivati fino a Corso Buenos Aires e poi siamo tornati in Darsena.
L'abbiamo rifatto domenica scorsa, di nuovo, siamo partiti da Piazzale Loreto perché arrivava un gruppo di ciclisti di questa associazione Ride With Us che arrivavano da Bergamo, li abbiamo accolti in Loreto e siamo arrivati in Sempione con una clarinettista e un violinista. E la gente... una certa anche preparazione, comodità un po' provvisoria. Sono stati ma i miei musicisti sono bravissimi, fanno delle cose incredibili, quindi questo è il bello nostro. No? Sicuramente poi anche originale. Certo, cose, sì, perché... sì. E tra l'altro i musicisti dove li recupero? Dove li recupera questi? Allora, immagini? Tanti sono miei vecchi compagni di studio. Ah! Eh sì, perché comunque abbiamo studiato insieme in conservatorio. Mm-hmm. Altri sono molti sono i giovani, che, ai quali mi piace dare la possibilità di suonare, di mettersi in gioco, perché certo. Vi assicuro che per un musicista classico non è facile suonare fuori dai teatri, mm-hmm. perché per l'acustica, per i rumori, insomma, non è proprio facile. Per cui coinvolgo questi studenti, adesso poi c'è un po' il passaparola per cui mi chiamano anche loro e gli piace, si divertono, è una bella esperienza, è nuova. Certo, ecco. Certo, e tra l'altro è anche bello il fatto che mi aveva detto, quando abbiamo avuto una nostra piccola conversazione, il fatto di mischiare anche la musica classica con altri generi musicali. Sì, appunto, proprio per coinvolgere i giovani, perché io ho un figlio di 21 anni che ascolta musica rap, allora ho pensato per coinvolgerli di cercare di unire i due generi. Mm-hmm. E quindi non è facile, perché adesso comunque ho cominciato un laboratorio con dei ragazzi di un'etichetta discografica nuova, Attitudes Records, che fanno musica rap, e un pianista classico, giovane come loro, io mi ritiro perché sono vecchia, li ho messi insieme e il pianista suona Bach e Scarlatti e loro cercano di rappare sopra. Beh, devo dire che è strano, però è bello perché finalmente cominciano a sapere chi è Scarlatti, chi è Bach, che spesso molti ragazzini a 14 anni non sanno chi non sono, conoscono. Non conoscono, esatto. Certo. E piace molto, piace tantissimo. Bene, bene. E adesso, Lucia, cambiamo tema perché adesso parliamo di cinema, sempre con la nostra rubrica Fuori a Milano. Milano è set, estate ed è set di moltissimi film e ci sono molte inquadrature che hanno reso indimenticabili certi luoghi della città di Milano, certi giochi di luce, certe scene, e siamo andati in uno di questi luoghi magici, sempre a Milano, sempre con Laura Berti. Renato Pozzetto è Artemio, il ragazzo di campagna, un uomo che ha vissuto tutta la vita in un borgo della campagna lombarda e il giorno del 40° compleanno decide di lasciare tutto e iniziare una nuova avventura a Milano. Inizia così la vita del ragazzo di campagna che viene a trasferirsi in città quando, davanti alla basilica di Sant'Eustorgio, si dà appuntamento col cugino Severino. E non dimentichiamoci che proprio da questo film il famoso TAC diventa un vero e proprio tormentone. Lucia, lei tra l'altro ha avuto un'idea geniale, secondo me, il fatto di riuscire a portare, come diceva all'inizio, la musica sui pianerottoli. Tra l'altro, regia, se è possibile vedere uno di questi momenti, che secondo tutta la nostra redazione è uno dei momenti più toccanti. Eh sì. Arrivata a pensare di fare una cosa del genere? Sono arrivata perché a metà gennaio, quando ci hanno comunicato che saremmo entrati ancora in zona rossa, stavo entrando anch'io in depressione, ho detto no, qua bisogna fare qualcosa. Sì, perché ricordiamo è stato
cioè durante la pandemia, che eravamo tutti chiusi in casa, non si poteva uscire. No, lì no, beh, quel periodo proprio non si poteva fare niente, ma successivamente quest'anno a gennaio, dove si poteva uscire per andare a lavorare, proprio era tutto limitato, ma i teatri chiusi. Allora ho pensato che era gennaio molto freddo, in giardino non si poteva per il freddo, in casa non si può per il Covid. Ho pensato al pianerottolo, che è uno spazio bellissimo, che non viene mai utilizzato per niente, se non di passaggio. Quindi ho chiamato tutti i musicisti, chiedendo se fossero d'accordo nell'organizzare dei piccoli concerti lì, qualcuno un po' titubante, perché è stato un po'... Però ci ho provato. A quel punto io ho messo sui social la mia idea, dicendo di condividere. In realtà in una settimana è esploso, perché ho avuto 200 condivisioni. Mi ha veramente chiamato un sacco di gente, sono andata un po' in crisi, però siamo riusciti a gestire e ci hanno chiamato tantissimo. Devo dire che il concerto sul pianerottolo, io non pensavo fosse un'idea geniale, era un'idea punto per me, ma devo dire che le emozioni che ogni volta che si provano su quel pianerottolo sono intensissime, non avrei mai pensato. L'apertura di quella porta sono quasi tutte sorprese, regali che si fanno. E quindi nel momento in cui si apre quella porta e si trovano davanti l'arpa, il violoncello, il violino, il flauto, in più io lo allestisco come se fosse un piccolo teatro, metto il tappeto rosso, fiori, lucine, candele, rimangono folgorati. Il 90% piange, perché è proprio la prima reazione è quella di piangere, e poi vabbè, c'è chi invece comunque rimane un po' sorpreso. Ed è bellissimo, durano circa 20 minuti, è tutto per loro, e questo anche rapporto di uno a uno che non è mai esistito, perché a teatro non è possibile. Quindi anche proprio su richiesta del... Sì, 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 mi chiamano perché vogliono fare il regalo al marito, alla moglie, alla figlia, al nonno, e io ho sempre il complice, se no non potrei da sola, quindi entriamo in silenzio, saliamo sulle scale, allestiamo, una fatica, le dico quando arriviamo con l'arpa, con il violoncello, che sono strumenti ingombranti, una volta col contrabbasso. Però riusciamo in 10 minuti ad allestire tutto. A quel punto io suono alla porta e quando si apre, cioè proprio è un qualcosa di immenso. Veramente. E quali saranno i vostri prossimi palcoscenici? Ah, guarda, beh, adesso arriva l'inverno, quindi sicuramente un pochino meno, nei parchi non si riesce più a suonare. Però io collaboro molto con Mare Culturale Urbano, che è una cascina qui in zona ovest di Milano, molto bella, quindi lì continuiamo a fare concerti sicuramente. Mi sposterò perché, sicuramente i pianerottoli li continuerò, mi sposterò perché andrò in altre città, andrò a Matera, andrò a Roma, porterò avanti questo laboratorio con i ragazzi di questa etichetta discografica, e poi io ho sempre tantissimi progetti che, insomma, si può vedere tutto sicuramente dal mio sito musicanellaria.it o dai social Facebook Musica Nell'Aria e Instagram Musica Nell'Aria 2020. Che gestisco tutto io da sola, per cui insomma è un po' faticoso, ma tutto quello qualcuno lo deve fare. Esatto, lo faccio io. Benissimo, quindi se volessimo restare aggiornati sui prossimi appuntamenti di Musica Nell'Aria... Tutto sui social o sul sito, Musica Nell'Aria, trovate tutto, ci sono i miei contatti, la mia mail, il mio numero di telefono... E potete contattarmi, io ci sono sempre, per tutti ci sono sempre. Benissimo, e restando sempre in tema di appuntamenti, vi comunichiamo adesso attraverso la nostra rubrica Sottoscala alcuni eventi che vi potrebbero interessare, che si svolgeranno nella città di Milano. Abbiamo Odissea, tracce di resilienza urbana, un progetto, uno spettacolo organizzato dal Municipio 2 in collaborazione con il Teatro del Simposio, dove abbiamo lo Yellow Bus, che ricorda molto lo scuolabus americano, che diventerà di volta in volta veicolo, palcoscenico, punto di aggregazione sociale, con un impatto di inclusione sociale della popolazione residente. Poi abbiamo una produzione della ditta Gioco Fiaba, lunedì 27 settembre, Affacciati alla finestra, amore mio, scusatemi l'errore, la storia di due moderni, Giulietta e Romeo, al tempo del coronavirus, e mercoledì 29 settembre alle 5, la storia di Milano in 50 minuti, una città che accoglie, che unisce nella sua frenesia e nel suo modo di vivere la vita.
Per gli amanti della musica classica abbiamo Beethoven 250, un concerto per l'anniversario dei 250 anni dalla nascita di Beethoven, La storia di Milano in 50 minuti, uno spettacolo comico e musicale per conoscere la storia della città di Milano, e poi una visita guidata ai giardini di Indro Montanelli, organizzato dal Municipio 1 e l'Associazione Ambiente Acqua Onlus, che organizza 8 visite guidate gratuite aperte a tutta la cittadinanza per conoscere le ricchezze culturali, artistiche e soprattutto naturalistiche. E con questo ultimo appuntamento noi siamo arrivati alla fine della nostra prima puntata. Io ringrazio vivamente Lucia per essere stata qui con grazie noi. Grazie a voi. Ringrazio Musica nell'Aria per aver condiviso tutte queste curiosità e grazie per la sua energia e per la passione che ha verso la musica, veramente grazie. Grazie. E grazie anche a voi che ci avete visto, vi invito a condividerci sui social network, fateci anche sapere nei commenti se avete apprezzato qualcuno degli eventi che vi abbiamo comunicato con la nostra rubrica Sottoscala. E se siete stati a un concerto di Musica nell'Aria, e farci sapere quali sono state le vostre emozioni. Noi ci rivediamo venerdì 8 ottobre, si parlerà sempre di cultura con le nostre rubriche, i nostri ospiti, e non mancate alla puntata di ottobre perché si parlerà di un tema piuttosto intrigante, si parlerà di street art. Buona serata!